Ciao amici, come state? Mi avete preso nel bel mezzo della colazione. Eh sì, oggi domenica, quindi faccio la colazioncina perché la colazioncina è importante. Tra l'altro oggi è domenica 2 giugno, quindi anche festa, una festa importante per la Repubblica, dicevo, colazione in mezzo al macello. Eh sì, perché in realtà sono un po' di giorni che non riesco a mettere a posto casa e la roba si accumula, si accumula, si accumula, non solo in quello che è lo stirare, la roba messa, indossata da rimettere a posto, ma anche i piatti da finire di lavare, insomma, ogni cosa. Questo perché sono settimane veramente piene, 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 così come vi dicevo, anzi, tra l'altro. Lo dico subito, martedì, come vi avevo già accennato, non ci sarà la diretta perché sarò 5 giorni al campo sportivo al mattino con i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie per Velocità, questa gara, diciamo così, tra classi di due istituti diversi, sevillianesi, che insomma, sotto varie attività come il vortex, il salto in lungo e la corsa, niente, riescono così a decretare la classe vincitrice. E io, come sempre, dovrò spiccherare insomma, le varie gare che ci sono. Poi avrò 3 giorni di saggio alla sera, anche lì dovremo montare l'impianto, dovrò spiccherare il saggio, un saggio di ginnastica artistica, sia di ragazzi che lo fanno insomma come agonismo e altre che invece lo fanno così per hobby, ma faranno il saggio finale suddiviso in 3 serate. Quindi impianto, spiccheraggio, luci e cose varie. Poi siamo sotto lezioni. Quindi dovrò andare a presentare anche le ultime serate per quanto riguarda alcuni candidati. Per questa è una candidata donna sindaco, quindi anche lì insomma la preparazione. In tutto questo ci metto anche la spa, e sì, perché dovrò andare anche in spa per vedere un po' di cose insomma da sistemare, fare manutenzione, ordinare manutenzione. Soprattutto all'idromassaggio che non fa più tante bolle, quindi devo andare a vedere che cos'ha e poi naturalmente insomma seguire un po' quelli che sono i percorsi e mettere i vari operatori. E in tutto questo so che mi sono dimenticata ancora qualcosa, ma ci saranno sicuramente. Ah sì, c'è un'altra riunione al pomeriggio per la Notte Bianca che sarà il 13 luglio con tante band che suoneranno in giro per la città e anche lì bisogna organizzare il tutto, dalla chiusura strada, gli steward. Ieri una bella serata che è stata in compagnia degli alpini che hanno fatto la prima notte verde a Savigliano, quindi una buonissima grigliata tra l'altro, ma insomma è stato interessante anche parlare con i protagonisti, con gli alpini stessi, cantarne due con loro, ma anche con i pompieri che erano presenti, i vigili del fuoco di Savigliano e il primo reggimento d'artiglieria di montagna di Fossano che hanno portato delle, diciamo così, delle attività per i più piccini, quindi dalla pista di sci di fondo alla parete di arrampicata a Ponte Tibetano. Mannaggia, volevo farlo, il Ponte Tibetano, ma sono arrivata tardi, ormai stavano smontando, io prima dovevo spiccherare, non ci ho fatta, ma rimane lì questo tallo della testa di fare questo, insomma, Ponte Tibetano. Detto questo, mentre preparo la mia colazioncina e poi insomma mi darò da fare per mettere a posto anche quella che è la casina, vi ricordate che martedì abbiamo parlato insomma di luoghi visitati e come sempre abbiamo condito il tutto con enogastronomia. Vi faccio vedere una cosa, che cosa mi ha portato anche mia suocera dal Portogallo. 2 bicchierini di cioccolato dove dentro si versa lo sherry e poi si beve e si mangia. Deve essere una bontà. Anzi, ai nostri amici del Portogallo chiedo se loro l'hanno anche assaggiato, soprattutto Afonso, se lo conosci e se l'hai assaggiato e se mi dai 2 dritte. Quindi io praticamente verso tutto nel bicchierino, poi bevo e poi mangio, sperando che non si sciolga tutto insieme. Ma detto questo, vi ricordate, parlavamo anche di vini, di luoghi da visitare che sono anche patrimonio UNESCO e
Io mi ero fatta una figuraccia perché non avevo capito che uno dei posti che mi avevate raccontato non fosse qui vicino a me ad Alba, ma in realtà era un paese delle Marche, Morro d'Alba. Questo per inciso vi fa capire quanto io sappia praticamente la geografia. Vabbè, ho detto questo. È stato carino perché ad un certo punto, qui spengo che vi sotto su, perché ad un certo punto è arrivato un corriere. In radio e vi ha portato questa scatola e vado a leggere sopra e guardate qua, aspettate, ok, qua si legge Morro d'Alba. Cosa sarà mai? Allora, intanto prendo le forbici, intanto ringrazio chi me l'ha mandato, ovvero Fabrizio, le quattro ruote e una capanna. Che proprio lui mi aveva detto quel posto è bellissimo, e poi mi ha detto scusami, non ho specificato, in realtà era nelle Marche, nel posto dove vivo io, e quindi intanto lo ringrazio, perché insomma, non era il caso, ma lui mi ha detto così vedrai, lo vedi e capisci quanto è buono il posto, e poi dovrai naturalmente andare a visitare il luogo. Beh, questo assolutamente sì. Anche perché in realtà, allora, lui è delle Marche, originario, ogni tanto torna nelle Marche, ma in realtà per la sua passione dei camper, la sua passione l'ha portato a girare e si è stabilito per un bel po' di mesi all'anno da Andrea Camper, quindi lavora per Andrea Camper, finisce di mettere a posto il suo lume, ma è in un posto nelle zone di Asti, tra Alba e Asti. E ecco perché io avevo pensato che il vino fosse delle parti di Alba, proprio perché lui in questo momento fisicamente è qui, ma non avevo fatto i conti che in realtà lui è marchigiano. Quindi, no, vabbè, vabbè, lo apro con voi perché non l'avevo ancora aperto, Quindi, cioè qua ci vuole. È vero che vado in palestra, però, mamma mia, guardate qua. Orgiolo, lacrima di Morro d'Alba, denominazione di origine controllata del 2021. Quindi, intanto grazie Fabrizio, lo berrò alla tua salute, alla vostra salute di tutti i posti che vi avete raccontato. Non lo so, se ne avanza un pochettino, magari lo condividiamo, ma non lo so, adesso mi impegno. Nel frattempo, grazie davvero. E grazie per farmi conoscere anche le peculiarità del vostro paese, dei vostri luoghi, anche attraverso dei prodotti di enogastronomia. Con questo vi bacio, vi abbraccio, vi auguro una buona domenica, soprattutto un buon 2 giugno. Quindi non ci saremo in diretta martedì, questa settimana sarà un po' così, priva di diretta, ma come vi dicevo, ho un po' di posti che ho raccontato nel corso del tempo, ma non ve li avevo ancora fatti vedere, quindi cercherò di metterne qualcuno o delle anteprime, giusto per farvi scoprire qualcosa in più della nostra bella Italia e non solo. Va bene? Un bacio e grazie. Ciao!